Eccoci, buonasera Letizia, grazie di essere Buonasera a con me. tutti, buonasera Stefano, piacere di Buonasera. essere qui di sabato pomeriggio. Questo appuntamento a metà pomeriggio non è più aperitivo, ma è zona tè. Esatto, Dobbiamo. infatti sono attrezzata. Bravissima, Niente no, per gli pasticcini appuntamenti perché prima di sono. Natale. Buonasera a tutti quelli che si stanno collegando. Io vedo su a margine qua di streamer del Facebook user, quindi non offendetevi se non mi chiamo per nome, ma non vi vedo, vedo solo user. Comunque, Ecco, adesso ci siamo, su ci Facebook. siamo? Sì, Perfetto. adesso lo sento. Allora, non l'abbiamo ancora detto, non nel senso, non l'ho scritto da nessuna parte. Il vincitore del sondaggione di mercoledì che avevamo proposto su Bridge. Tra i tre fiori di Bach, io lo dico in italiano, tu lo dirai in inglese se sei più bravo di me, è Certo, yeah, of la course. ginestra, giusto? Gorz. 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 Perché io non li riesco a ricordare ancora, così Guarda, sono. nemmeno io, non ti preoccupare che stai in buona compagnia. Io perché sono anni che li osservo e ci lavoro, ma se no non mi entrerebbero in inglese, ecco. Un argomento che mi ha incuriosito, mi incuriosisce ancora tanto, li ho usati per me, su di me, e questo però non l'avevo mai incontrato. Meno male. Perché vuol dire che non sei mai stato disperato, perché è proprio un fiore che si riferisce a questo, no? I fiori di Esatto. Bach lavorano sulle vibrazioni, è una medicina vibrazionale, no? Vanno a lavorare sul campo energetico della persona e portano il messaggio un po' come l'omeopatia, no? Infatti, Edward Bach era pure un medico omeopatico, ha studiato con gli omeopati, è là che gli è cominciato a venire un'idea di un supporto ai malati differente. E quindi praticamente il fiore va a lavorare nell'energia della persona, a portare la virtù e a sciogliere come uno strato, diciamo, si dice uno strato di cipolla, no? A sciogliere prima la parte più superficiale, che vuol dire di cui noi siamo coscienti, per poi arrivare al cuore del problema, perché una cosa a cui teneva tantissimo Bach era proprio quella di curare la persona e non la malattia, quindi di andare proprio al cuore delle persone, no? Perché lui diceva: se tutti metti abbiamo il raffreddore, perché a uno viene la tosse, a uno non viene, a uno viene la febbre? Proprio perché ognuno di noi ha una reattività, sia a livello fisiologico, col sistema immunitario, ma proprio a livello di energetico e di personalità diversa. E allora è lì che lui crea questa metodologia con questi fiori solarizzati e dinamizzati, che vanno a colloquiare le vibrazioni della persona. Quindi mette al centro la persona, rispettandone i tempi, la struttura fisica, energetica, emotiva e. Soprattutto rispettandone la consapevolezza. Esatto. Quindi i tempi variano a seconda di chi hai davanti come operatore, in base allo stato, diciamo, di coscienza, di consapevolezza della persona che chiede aiuto, giusto? Assolutamente sì, è la persona che viene prima, non è l'operatore e non è la malattia. Quindi proprio per questo, se io capisco o intuisco, per esperienza so, per esempio, che tu sei un type, un tipo larcia, cioè con mancanza di autostima, io non ti darò mai larcio se tu non sei consapevole di questo, ma ti accompagno con la mano nel percorso fino alla consapevolezza, e a Perché non quel so mai punto. dirti, ma io mi rendo conto che sono carente di autostima, e allora a quel punto tu. Lo posso dare, faccio e vai, ci sono arrivata. E Come si scrive diciamo Gorz in inglese? che Gorze, Ah, Gorse, ok, l'avevo Gorze scritto già. sarebbe il ginestrone. Gorse, ginestra, quindi se dovessimo riassumere in 3-4 parole, cos'è che Allora, fa? ginestrone è dà fede, luce e speranza. Ok, così lo metto sotto come banner. Sì. Fede, luce e speranza.
Quando si Così. prende GORS bisogna sempre tenere a mente questa luce, questa apertura, questa speranza. Riprende un po' pure la pianta, no? La pianta è un arbusto spinoso altissimo, arriva fino a 3 metri, che però nasce in territori impervi, nella roccia, in territori dove di solito. Dimmi, dimmi. Lors, Ginestra, Fede, Luce, Speranza, lo vedi sotto il banner che passa? Bravo, sì, bravo, per me è un miracolo. Non so chi l'ha scritto. Bravo, Stefano, fantastico. Ecco, per me, ecco, fede, luce e speranza che un giorno riuscirò a fare queste Guarda che cose. io l'ho imparato così da autodidatta, preparandomi prima delle dirette, quindi non è niente di Ma io strano. sapendo Riesco un po' a veramente giochicchiare con le cosa. opzioni senza ansia, senza stress. Eh sì, Diciamo sono con. particolarmente di goccio, diciamo. Buonasera a tutti, ci salutano, ricambiamo e Buonasera. cominciamo a intessere la trama di questo Organite. Per cui, se questo fiore, questa essenza, stimola come dire, a riconoscere di averne bisogno o a riconoscere che ce l'abbiamo dentro, dobbiamo solo aprire, diciamo, lo scrigno. Cos'è che fa? Riconosce proprio la vibrazione. Inizi tu praticamente la sensazione che hai quando prendi GORS, di solito si prende per lungo tempo perché le persone a cui diamo GORS sono le persone che magari vengono da me come ultima spiaggia, come tutti quanti, che però sono state mandate da altre persone perché loro non hanno nessuna speranza che la loro condizione possa cambiare, quindi vengono per fare contento qualcuno. Quindi partiamo già da lì a fare un percorso dove loro devono arrivare ad aprire, no? Gorz gli dà questa apertura, questa speranza, no? La speranza è sognare o comunque aspettarsi un futuro migliore. Ok. Alla persona che ha bisogno di GORS non vede nessun futuro, ha un Allora, proviamo tipo che mi di. scrivo questi appunti, così mentre tu parli vediamo cosa mi arriva di immagine, poi vediamo di renderlo con una forma concreta che si possa inserire dentro come ancoraggio, diciamo, nel momento in cui poi vai a usare l'Orgonite per meditare, per lavorare su di te. Guarda, ti Ok. do un indizio partendo dalla pianta, forse questo ti può essere utile, no? Quest'arbusto spinoso che vive in condizioni, in qualsiasi condizione, ha dei fiori gialli luminosi, ok? Questi fiori gialli luminosi resistono anche al freddo e all'inverno, diminuiscono, però resistono, proprio a simboleggiare la speranza che in alcune volte nella nostra vita diminuisce a causa di quello che ci succede, ma non muore mai. E poi quando riesplode nel giallo è pura luce che crea un'apertura. Forse Ok. questo aiuta. Sì, a me è il colore, tanto l'ho messo anche nei nostri, vedi, le caselline lì, dei nostri nomi, nel banner, il giallo come, perché il colore è la cosa che mi ha colpito di più della ginestra. Stavo Anche a pensando me. prima se mi ricordo, se mi riuscissi a ricordare l'odore che ha questa pianta, ma non me la ricordo. Non mi ricordo No, nemmeno io, l'odore se no. ce l'ha così marcato da dire. Tipico di quella zona che ho frequentato, magari, però no, non mi viene l'odore, però i fiori sì. Fiori sì, anche perché mi sembra che sia una delle piante, almeno qua da me, che fiorisce prima, dopo l'inverno, mi pare. Sì, perché fiorisce già verso febbraio, marzo, proprio perché, capito, è resistente, è tenace, non molla mai. Ecco, questo è il messaggio subliminare, non mollare mai. Ok. Quindi anche in quelle situazioni in cui sembra che tutto è perduto, questo Ridona è apertura e l'archetipo della speranza, lo possiamo
Esattamente il fiore della speranza, no? Perché va dato nei casi di disperazione, cioè proprio quando non c'è più speranza, e quindi questo fiore, la speranza, no? A livello anche di neuroscienze o fisiologico, agisce nel nostro cervello come un farmaco, cioè avere speranza crea sostanze endogene o piace. E vanno a bloccare la sensazione del dolore, sia fisico che emotivo, no? Noi pensiamo, quando per esempio abbiamo un lutto, anche solo il fatto di sperare che la vita non finisca e che un giorno potremo rincontrare quella persona, ci aiuta a sopperire a questo dolore lancinante. Sì, è una specie di anestetico a farti Esatto. sopportare il presente. Quindi invece quando non abbiamo speranza, questo dolore diventa cronico. Infatti di solito è un fiore che si usa, ad esempio nei bambini che hanno la sindrome di Down, se soffrono, se sono angosciati, ma più spesso nei genitori, ecco. Oppure chi ha malattie croniche, oppure per esempio tutte quelle donne o uomini che hanno avuto tanti traumi nelle relazioni d'amore e hanno deciso di chiudere completamente, cioè non vogliono più riaprire, non hanno più speranza, perché si dicono che tanto gli uomini sono tutti uguali, vedi, mi ero aperta e comunque è andata male, e quindi proprio assolutamente non vogliono riaprire. Ma come posso dire? È un tipo di rassegnazione con un senso, con un velo di rancore. Sì. A me è Mentre arrivata un'immagine un po', forse poco attraente, però come se questo fiore fosse una goccia di acido che va a scalfire, a bucare una corazza metallica, quando hai parlato bellissimo. dell'amore di uno che era un po' un'immagine non proprio simpatica, pensare a una Però è sostanza così. acida che corrode, però sì, rende l'idea, no? Sì, perché sono persone indurite dalla loro disperazione, no? E questa goccia gialla va ad aprire un varco, no? E fa passare le persone dalla rassegnazione a quest'altra parolina chiave di questo fiore, che è l'accettazione, che è una sfumatura completamente diversa rispetto alla rassegnazione. Perché nella rassegnazione c'è la rabbia che le cose non sono andate come io voglio. Nell'accettazione c'è il seme della fede. E quindi c'è l'apertura nella luce. Allora, già mi scrivo un po' di appunti così in ordine sparso e poi vediamo come si riescono a Io incasellare, saluto tanto, no? ciao Ah, Carlo, ciao a tutti, ciao Marina, ciao Ditti, ciao Roberta. Se non saluto mi sento male. no, sta bene, perché almeno io mi concentro sul disegno. Come quando incontri qualcuno per strada e non lo saluti, non mi sento bene. Allora, la Se ci goccia sono d'acqua. domande, fatele tranquillamente, ovviamente. Anche se, esatto, avessero i nostri ascoltatori, spettatori, avessero qualche curiosità riguardo al tema, ovviamente. O un'esperienza in cui hanno usato questo fiore di Bach, oppure per non deragliare, andare fuori tema, non chiedeteci quale fiore mi servirebbe adesso, se però Anche perché dovrei fare un colloquio individuale. possibile da portare a un quid utile per ognuno di noi. Ma se avete un'esperienza di questo fiore, ditecela, perché può aiutarci poi a disegnare, a costruire un organite che sia applicabile poi, ecco. E poi, anche se vi arriva un'immagine pensando alla ginestra, a dove l'avete vista, in che contesto l'avete conosciuta, potrebbe arrivare un'immagine che può essere utile anche a noi per costruirla, quindi proprio
flusso libero di coscienza, quello che vi passa per la testa, ovviamente collegato a Gors. Intanto mi aveva colpito quella cosa che hai detto riguardo l'accettazione, che è diversa dalla rassegnazione, quindi quando uno si rassegna al dolore è come se fosse a terra nel fango e non si alza più e rimane lì, non, diciamo, non con piacere, ci rimane perché non ha le forze per alzarsi, non ha idea neanche di dove poter dirigere il suo moto per levarsi da lì, e quindi è una situazione statica di nulla, non so come altro Di poca dipingerlo. energia vitale, capito? Invece l'accettazione del dolore, dell'esperienza dolorosa che ti ha portato in quella situazione lì, ti permette di, come far accendere una piccola fiammella di speranza, ti dà poi come se spostassi il mirino dove lanciare una freccia attaccata alla corda, che ti permette di usare come salvagente, come possibilità di uscire dal fango, giusto? Bravissimo, L'ho è vista proprio così. così. Facciamo un esempio, no? Un esempio pratico della vita, insomma, di ognuno di noi, di, spero non di tutti, insomma, perché Gors è un fiore pesante, non è un fiore come di sfiducia, è proprio un fiore di rabbiosa disperazione, di rassegnazione profonda, no? Però mettiamo che abbiamo avuto l'ennesima delusione in amore, prendiamo una cosa più leggera, no? Oppure, sempre parlando del lutto, se noi la viviamo con rassegnazione e rabbia, perché ci è successo a noi, perché proprio noi abbiamo perso quella persona, rimaniamo in una vibrazione di dolore che ovviamente ci rende immobili. Questa è un'altra caratteristica, il fiore lascia agire, no? Progredire, la speranza è una progressione verso il futuro, è un progetto verso il futuro, mentre quando siamo disperati, senza speranza, è proprio perché non abbiamo più progetti, no? In questo caso l'accettazione, cioè il girare e pensare che anche se ci è successo questa cosa, ci affidiamo a Dio, all'energia, a chi volete voi, perché evidentemente per la mia anima questo lutto serve per evolvere o per farmi arrivare a avvicinarmi al mondo spirituale, quindi mi arrendo alla realtà così com'è, ma con il cuore aperto verso la fede e la speranza. Questo mette in moto una serie di energie per cui io faccio pace con la realtà. E mi si apre l'accettazione e la speranza. Quindi è come se sono tutti anelli, accettazione, speranza e fede, un percorso, no? Perché solo accettando riesco ad aprirmi alla speranza. Nel Un momento. po' lasciarsi, invece di continuare a fare resistenza ad accettare un'esperienza caduta, un lutto o comunque qualcosa di doloroso, di forte, smettere di fare resistenza a quella cosa, magari fingere che non è successo, evitare, fuggirne, e invece lasciarsi rompere dal dolore, passami il termine. Esattamente L'accettazione. questo, hai proprio detto perfetto, preciso. È sempre una scelta, eh? Già se noi ci ricordiamo che possiamo scegliere, abbiamo già ripreso del potere psichico, ok? Quando noi pensiamo che siamo vittime senza scelta, è là che subentra la disperazione, cioè la perdita della speranza. Perché per avere speranza ci vuole potere psichico e energia vitale. Quindi questo Orgonite alla fine, come funzione sua principale, sarà quella di rompere quello stato di rassegnazione, di stasi, di fronte a un'esperienza dolorosa, quindi di fronte al rifiuto di elaborarla, di comunque di lasciare andare un dolore o Proprio di accettarla, capito? Perché non è nata come dicevamo noi. Quindi rompere quel guscio con la solidità impenetrabile e permettere in modo alchemico, la trasmutazione di quel dolore in un'energia che ci faccia andare avanti, evolvere. Esattamente questo. Allora, Bellissimo, esattamente questo.
Allora, me lo scrivere, sennò poi lo perdo. Sì. Vuoi Tanto leggere leggo le altrimenti? domande. Esatto, sì. Così intanto io mi prendo l'appunto. Allora, questi sono tutti i saluti. Ciao, 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 ciao a tutti. Leggo direttamente le domande. Allora, Roberta dice: ma la ginestra la metti nell'orgonite? Se sì, come secca? Questa è per te, Allora, questo potrebbe essere che ce la infiliamo, però se non sbaglio sono rametti un po' lunghi, no? Perché se metti solo un fiore magari perdi sì. l'evocatività della pianta, e un fiore in sé magari non dice niente. Io sicuramente ci vorrò mettere qualcosa di giallo, quello su questo sì. Sa che la richiama, La pianta proprio vera, magari no, qualcosa che è collegato, che qui arriveremo cammin facendo in quest'oretta, sì, sicuramente sì. Però la bene. pianta proprio vera, non lo so, non credo. Ok, poi leggo Tiziana Fornasari dice: pensando alla ginestra mi arrivano le sfumature del colore del mare sardo. Sarà che ne vedo tanta quando scendo, forse per alleggerire la situazione pensando ai motivi per cui si ricorre al tuo uso. Allora, può essere sicuramente che l'associ al mare sardo perché ti dà, perché appunto la memorizzi mentre scendi e poi anche perché ti dà quell'apertura al mare, no? Quel senso di allargare la visuale, di allargare gli orizzonti, di non sprofondare in un'angoscia, no? Angoscia viene da angor, che significa strettoia, invece il mare apre comunque. E forse di alleggerire la situazione pensando ai motivi per cui si ricorre al suo uso. Certo. Buonasera, Sofia! Ti Chi è? saluto Sofia Moran. Ciao Oh. Sofia, ciao. Avevamo fatto anche con lei un argonite tempo fa. Era venuta molto bella, molto bella. Rottura, dolore, esperienza traumatica. Allora, c'era l'immagine della corazza dell'acido che è la corrente. Rottura, allora, qualcosa che rompe. Una goccia gialla che cade dall'alto verso. Su una lastrina di metallo che potrebbe essere di rame, perché io ho questa passione adesso per il rame, un metallo che mi chiama, lo metterei ovunque, ma non è detto che ci debba essere per forza rame o solo rame. Però vedevo questa immagine qua che ti dicevo prima della goccia d'acido che corrode, che la vedo come azzeccata, come dire, coerente con quello che abbiamo detto adesso. Allora, Sì, prova a perché? disegnare. Perché loro fanno, le persone che si trovano in questa situazione, perché è difficile trovare il type Gorz, insomma, spero che uno non nasce così, fanno proprio resistenza, capito? A questa goccia di luce loro fanno resistenza perché vogliono stare nel loro dolore, perché solo un miracolo li può salvare, ma al miracolo nemmeno ci credono. Quindi sono le persone che tu magari ci lavori e tutto quanto, anche se stanno meglio, non te lo dicono. Ok? Perché sono arrabbiate. Allora, lateralmente all'immagine della goccia che cola sulla lastrina di metallo e lentamente la corrode, visto che hai fatto questa precisazione, mi viene in mente un'altra cosa. Uno, quando si trova in una situazione di dolore del genere, è irrigidito, è chiuso, chiuso il cuore, no? Quindi io non so se nel tuo campo lavori anche su quello, però mi viene da dire che bisogna lateralmente, sia in senso metaforico, sia nell'orgonite, quindi rispetto alla scena centrale della goccia che cola sulla lastrina di metallo, mettere qualcosa che conforti il cuore, qualcosa che lo Pensa aiuti che si a. chiama cuore della consolazione. Ok, Quindi si è chiama. beccato proprio questa sfumatura, un fiore di consolazione, no? Sempre Gorse, Sempre sempre. Gorz, Ok. perché arriva come un abbraccio che ti Esatto. aiuta ad accettare il dolore, ti sostiene e ti lascia proprio aprire il cuore, no? È un Sì, sostegno.
l'abbraccio caldo di una persona che ti conforta, che non può cambiare le cose successe, però in quel Esattamente. momento ti dà quell'energia di conforto, di accoglienza, di vicinanza. Esattamente. Anche perché queste persone non vogliono sentire soluzioni in quel momento, capito? Non è che è come se un amico viene da te arrabbiato e disperato perché per l'ennesima volta è stato lasciato dalla fidanzata, basta, non ho chiuso con le donne perché tanto va a finire sempre così. Non vuole assolutamente sentire che tu gli dici: ma no, pensa a livello spirituale, questa, in quel momento vuole solo essere accolto, capito? Per far uscire il suo dolore. Poi, in un secondo momento, se si apre, se accetta, si fa il percorso verso la speranza. Quindi mi viene da metterci qualcosa inerente al chakra del cuore, che potrebbe sia essere verde ma anche rosa. Però, Sì. così proprio a livello pratico, mi piace molto il contrasto tra giallo e verde, verde smeraldo di, per esempio, faccio vedere qualcosa di verde smeraldo, così sì, questo pastello non è verde smeraldo. Queste le, ecco, Verdi le pietre, speranza, ecco. la pietra verde che è Sì, nell'occhio di bellissimo. Horus, quel verde lì malachite. Ci vedrei bene quel verde lì, nella goccia, intorno alla goccia gialla. Allora, adesso la colore Bellissimo, e la guarda. faccio vedere. Anche perché il verde è il chakra del cuore, ma è il colore della guarigione, quindi. L'energia arcangelica di Raffaele, il verde, Esatto. quindi ci sta bene. Ci sta Allora, benissimo. come Letizia? Scusa? Ah, Ci sta benissimo, ho detto. Sai che poi il chakra del cuore è il nostro chakra che trasmuta alchimicamente le energie dei chakra bassi in energie più alte nei chakra alti, no? Quindi fare un richiamo alla porta del cuore è proprio per trasmutare il dolore in speranza, in accettazione, in luce, in fede, è proprio perfetto. ok, Piace tanto, tantissimo. allora io questa lastrina di metallo la farei crepata ma anche con dei buchi, quindi mi ingegnerò a fare dei buchi più o meno irregolari, non buchi tondi precisi di trapano, ma proprio come se fosse una sostanza che la sta consumando, una spaccatura più marcata per far vedere che il lavoro grosso è già fatto, quindi anche lì diamo noi speranza e aiuto. Esatto. Vedere che il grosso è già fatto, ma bisogna portarlo avanti perché le orgoniti sono aiuti, non sono bacchette magiche e non fanno il lavoro, la fatica al Tutto aiuto, il lavoro lo fa posto, sempre la persona. Assolutamente esatto, come i fiori di bacca, anche non sono loro sì. in sé sostanze magiche, intrugli fantasmagorici, sono aiuti. Sì, tutto un aiuto, tutte le tecniche, anche se leggiamo qualcosa, è tutto un aiuto, ma poi lo dobbiamo elaborare noi e Esatto, dobbiamo bere da metterlo in calice pratica. amaro noi in prima persona. Esatto. Allora, Sofia, ciao Alba! Sofia dice che meraviglia, ha ragione Letizia, nel momento del dolore non si è pronti per comprendere, carina Sofia. Sì, infatti questo fiore, quando ci arrivano persone a cui daremo questo fiore, quindi il fiore serve sì per darlo alla persona, ma serve anche per individuare la vibrazione in questa persona. In realtà noi a queste persone dobbiamo dare energia, perché sono persone che hanno poca energia vitale e quindi dobbiamo dare amore, comprensione, non dobbiamo dare soluzioni. Si devono sentire proprio avvolte in questa energia calda, dove anche se loro diventano rigidi, freddi e chiusi, noi stiamo perché abbiamo la speranza che poi questo metallo si schiuda in qualche modo, no? E da lì ci possiamo lavorare. Allora, la cosa che un'immagine che io associo al calore, a una situazione piacevole e confortante è il fuoco del camino, Ah, che bello. no? È che non so come renderlo, però partiamo da qua.
Quindi il fuoco come calore, non come. Eh sì, sto pensando pure io, come lo rendi? Con qualcosa di scintillante? Io metterei qualcosa di, che sia caldo proprio come colori, e riuscire a fare la forma di un Arancione. fuoco, sì, arancione, giallo, rosso, con quei tre colori lì più o meno miscelati in un modo che sia un fuoco accogliente, non un fuoco distruttivo, non una fiamma incontrollata che brucia tutto e crea caos. Un fuoco, più un tepore, no? Più che un Sì. caldo bruciante, lo immagino così. E è difficile associare questa sensazione a un'immagine, un qualcosa di concreto da inserire dentro la piramide che faccia quell'effetto, che dia quella sensazione lì. Metterci anche il verde per quanto riguarda il cuore, cosa potremmo fare? Una forma tondeggiante. Che ricordi un po' la fiamma, una fiamma in movimento, che sia verde e che vada ad abbracciare idealmente questa scena centrale della lastrina. Ora, qua è un disegno così molto, Ah, molto bello. banale, no? La goccia gialla, poi ora l'ho disegnata così solo per rendere un'idea. Poi magari vedrò di farla un po' scintillante, come se fosse. Un fuoco scoppiettante, diciamo. Non una sostanza acida, diciamo corrosiva e basta, ma una cosa che consuma ma porta luce. Quindi ci inserirò sicuramente della polvere di quarzo ialino, Bella. la colorerò anche quarzo citrino, che ho anche delle scaglie di quel quarzo citrino. Sì. Potrei, ora, Alba intanto oro suggerisce oro. Alba oro? Si Alba oro suggerisce di metterci il colore oro. C'è conflitto di interessi allora qua. Lo dice perché si chiama Alba oro? Lo dice. Potrei fare la goccia gialla e mettere dentro delle, come avevo fatto qua, se si vede, questa che avevo fatto con Nicoletta Aprile, il simbolo del Sei e Chi è rivestito di quella foglia d'oro che si usa in Esatto. lotteria, così comunque rende l'idea. A proposito di Reiki, che Sì. ne dici di inserire un simbolo che sia coerente con quello di cui abbiamo parlato finora, quindi l'abbraccio caldo di conforto, però anche la forza, cioè la determinazione a consumare quel guscio di resistenza per portare luce. Quindi, ok, Primo distruggere sì, però per creare, non. perché l'energia del Chogurei è un'energia protettiva ma forte, no? Potente. Quando lo visualizziamo è come se fosse un sole che scalda, no? Quando lo disegniamo il Chogurei arriva subito un calore, arriva proprio quell'abbraccio, è uno dei simboli che quando viene insegnato lo sentono più di tutti all'inizio, perché ho scelto. Perché il terzo simbolo è più sottile, il secondo è di rottura, il primo è proprio sono qui con te, ci sono. L'energia a spirale arriva forte, potente, vicino a te. E quindi arriva questo sole, questa luce, questo calore. Io la disegnerei dentro la goccia, cosa dici? Bello. Allora, poi dentro la metto. Bellissimo pure perché arriva dall'alto, bellissimo. Abbastanza schifo il mio disegno, però vabbè, si capisce dove Sì, la. Ok. bellissimo. Quindi messa lì nella goccia, magari mettiamo anche un po' di. Come dire, brillantini, ora qua li disegnerò con dei puntini in colore metallico, ma saranno pochi, ma giusto per dare una dimensione Un'idea. sbrilluccante, nel senso di energia in movimento, energia frizzante di azione, ecco. Quindi la goccia che va a cadere sulla piastrina, su un oggetto metallico. Adesso ho disegnato una piastrina perché mi veniva quello, però potrebbe avere anche una forma più tondeggiante, come dicevamo prima, di una corazza che viene consumata lentamente ma inesorabilmente dalla forza
forza della speranza e della trasmutazione del trauma, del dolore che ci irrigidisce, ci chiude e ci blocca. Che in realtà è proprio così, è descritto perfettamente come funziona il fiore, no? Che è un abbraccio che aspetta che ti apri attraverso l'accettazione per inserire dentro di te la speranza. Ecco, vedi, se adesso mi avete in mente che potremmo fare un giro di, se riesco a trovare il modo di mettergli i fiori della ginestra, se li trovo adesso, ma mi sa di no, è ancora presto. Adesso proprio no, da febbraio, cioè qualcuno, perché qualcuno resiste, però. Perché metterli diciamo, a giro, un giro tondo intorno alla parte metallica consumata dalla goccia. Tipo abbraccio, Ah, sì. che bello sarebbe. È qualcosa che invece di andare a prendere i fiori, qualcosa che ci ricorda il fiore. Sto pensando all'odore per farmi aiutare a trovare qualcosa del genere, però non mi arriva l'odore della Mi ginestra. sembra aspro, però non me lo ricordo. Io lo confondo perché dove l'avevo vista c'era anche con l'odore dell'elicriso, Ah. che ha quell'odore di liquirizia, mi piace tantissimo quello lì, e cresce più o meno in quelle zone sassose, aride, battute dal vento, dove cresce anche la ginestra. Lo associo come ricorda quello, però la ginestra non mi viene il suo odore, se ce l'ha. Però potremmo mettere qualcosa di verde, l'avevamo detto prima, però poi l'avevamo messo da parte. Se riuscissi a creare delle forme tondeggianti che ricordano un po' una fiamma in movimento, una fiamma di calore confortante, non calore di fuoco distruttivo. Invece che giallo, rosso, verde, come dici? Come lo vedi? Un fuoco verde che abbraccia, o una forma tondeggiante che potrebbe essere una vita. Intorno dici? Sì, qua in questo, aspetta, che provo, faccio una nuvoletta verde qua per far capire dove vorrei metterlo, eh? Allora, Martina Miglio ti consiglia di mettere delle pietrine gialle invece dei fiori. Anche, sì, è vero. Capito? Sì, qualcosa che questo punto di luce, diciamo, no? Giallo che lo ricorda. Potrei Andiamo mettere qui per la le psicologia. chips di quarzo citrino, che è giallo, però è un giallo trasparente, non è un giallo opaco, è una pietra che rischia di perdersi un po'. Ah, Se sì, è gli vero, do uno cioè, vorrebbe sfondo un giallo più scuro, intenso, proprio sì. come quello che hai fatto per i titoli qua. Sì, un giallo così corposo. Allora, Allora, poi pensavo. Alvaro ti dice la spirale che avvolge, non so che significa. Allora, vedi, qua dove ho fatto il cerchio verde, Sì, capito. potrei mettere lì qualcosa di. Potrei fare, ecco, con le pietrine verdi, la malachite che ho messo qua nella parte, diciamo, della pupilla di quest'occhio di Horus. Con quelle pietre lì, fare questa come se fosse presente le nuvole del fumo delle locomotive a vapore, che fanno quel, sembra Sì. quasi gelato, gelato denso. Fare una cosa così verde, così è sia abbracciante che Luminoso. simbolo, rimando al colore del chakra del cuore, quindi guarigione e conforto. Quindi lo faccio un po' più spesso, così magari si capisce meglio. Avevo fatto un effetto simile con del cotone nella resina. Un cotone colorato, Ah, carina pure questa come idea. l'avevo rubata da un video di modellismo, aveva riprodotto il fumo di un incendio con il cotone, la resina, i colori, e l'avevo Carina. discretamente. E potrei mescolare al cotone
colorato e opportunamente sagomato, delle pietre anche, che danno sia la solidità della pietra, ma magari nel caso del citrino, se riesco a non farlo perdere sullo sfondo scuro, anche un po' di luce, un po' di luminosità. Oppure quei pezzetti di foglia d'oro che diceva Alba Oro. Provo a vedere se si capisce. Ora, Roberta suggerisce incenso in grani gialli. Incenso in grani gialli? Sì. Sai quell'incenso in grani grande, che sembra tipo una sabbia trasparente, diciamo, poi sassetti sembrano. Sì. E penso che dica. Come? Penso che dica quello, sì. Se no, che mi è venuto in mente ora, è presente il cannello di zolfo, quello che si passava sul torcicollo, l'hai mai usato? Sono dei cilindretti di zolfo che... Ma gialli? Sì, è giallo, giallo come la scritta sotto. Ora non Ah, ce la so. perfetto, allora. Ed è proprio quel giallo lì. Potrei mettere delle briciole, poi parliamo di dimensioni piccole, queste scaglie di questo zolfo un po' sbriciolato, perché è un Poi l'olio giallo. essenziale di incenso lavora sul settimo chakra, quindi è perfetto. Allora, incenso. Andiamo a trovare i grani di incenso. Incenso. E vedo anche un po', confrontandolo con il giallo dello zolfo, quale sta meglio. O magari li metto tutte e due. Allora, nuvola verde, cotone e matita, più punti gialli, il cioccolato qua nella goccia. Io per esempio sciogurei già l'associo al giallo, vedi, mi sono resa conto adesso. Dentro di me vado al giallo, sì, all'oro, alla luce. Avrei detto oro, se avessi dovuto dare un colore al cioccolato, sì, oro mi viene. Invece, magari secchi lo vedo più vicino al cuore, rosa, Io forse. rosa, sì. E il terzo viola. Sì, perché è più proiettato dal movimento, passato, presente, ma anche fisicamente, il movimento. Sì, lo vedo più dal terzo occhio, immaginazione, movimento, sì, più viola. Viola e oro, forse. Allora, io però sì, una forma più tondeggiante a quel rame bucato, sì, gliela devo dare, perché così rettangolare, così spigolosa non mi convince, non mi piace. Mi piace. Esempio, chi sta vivendo un momento appunto di forte disperazione, o se lo conosciamo di solito, perché di solito quando stiamo in quel buco, diciamo, è difficile. Se attraverso questo orgonite che ha tutta questa luce dentro, si medita sul fiore e sull'azione del fiore giallo, viene un lavoro perfetto. Capito? Anche meditare. Vibrazione dei fiori fa benissimo, oltre a prenderli. E dice che scriverlo, il suo nome, all'interno, magari sotto, alla base dell'orgonite, non so, magari con lettere fatte di metallo, magari di rame, oppure con le pietre. Tanto è una parola, Gors, 5 lettere, ci sta, non è una Sì, o parola. la G, ma secondo me quando scrivere la sua vibrazione è molto potente come incisione, no? Perché già sia il suono che il colore sono vibrazioni che ci rimandano a quella sensazione. Dove lo scriveresti tu? Alla base, sotto dove si vede solo quando la sollevi o sotto, diciamo, a questo livello dove ci sono delle pietre bianche adesso? In questa? In modo Dove che ci rimanga. sono le pietre bianche? Ok, quindi sotto la
una goccia che penetra nella parte metallica, la consuma, intorno c'è la nuvola verde di conforto, di supporto, di calore umano, e sotto, dove quindi la goccia, Arriva. seguendo, esatto, attraverso il metallo, arriverebbe, lì ci scriviamo Gors con lettere in rame. Sì, così è come se fosse protetto, no? Da sopra, dall'abbraccio e da sotto. Allora, Abbiamo creato questo abbraccio. prova a scriverlo in modo che si veda un po' in tridimensionale, ma so già che farò un po' acciugo, ma vediamo di capirci. Allora, G. Allora, no, così. Sì, dai, si vede più o meno come se fosse seminascosto. Semmai lo coloro poi per far capire cosa voglio fare, ma poi il risultato concreto sarà un po' diverso. La S, allora così. E se la disegnassi con delle pietre? Bello. Ma dici la scritta? Sì. Faccio proprio sagomo il percorso di queste chips, che sono queste pietroline, in questo caso qua bianche o rosse, no? Quindi parliamo proprio Sì. di briciole di pietra, sono tutti gli scarti di lavorazione delle pietre nei tagli più nobili che vengono riciclati in questo modo, e all'interno dell'orgonite mi danno la possibilità di fare cose più elaborate, per cui non esistono stampi, non esistono già pietre già tagliate, quindi danno molto mano libera, no? E le uso spesso io per fare queste cose all'interno delle piramidi, Beh, delle bello però fatto con le pietre colorate che magari danno orgonite. uno Ah, stacco, vero? no? Allora, lo coloro con un colore che risalti, perché sennò non si capisce, eh? Però non so di che colore lo vorrei fare ancora. Colo un po' questo qua, è opaco, è un rosso, ma si può fare decorare. Mi servirebbe questo giallo arancio, ma allora, contorno a matita c'è, lo provo a colorare di un giallo più marcato, di modo che si capisca cosa voglio fare, poi sarà sicuramente diverso. Bello, È un modo un po' inconsueto di lavorare con i fiori di Bach, questo, oltre ad averli, poterli assumere via orale, no? però ti apre, no, la mente perché lavora su più campi, no? È un po' quello che ha fatto lui, che ha fatto Bach, ha proprio aperto la mente. Lui sai com'è la storia? Che gli avevano diagnosticato un tumore e 3 mesi di vita. Lui è tornato nel suo ospedale, se ne è fregato praticamente, e ha continuato a essere a servizio, a fare quello che gli piaceva per i suoi malati ed è campato altri 18 anni. E da lì ha cominciato a capire che non è matematico che se allora ritorni, guarisci, no, però che aveva comunque un'importanza la essere utile a trovare il proprio spazio nel mondo e ignorare la malattia come va e comunque concentrarci sui progetti, capito? Che è un po' anche il significato di Gorz. E lui poi si è chiuso in una casa in campagna e ha cominciato ad aprire la mente a 360 gradi, cioè ha visto questo fiore, l'ha diluito, l'ha usato. Quindi il suo messaggio è quello che stiamo facendo noi adesso, no? Cioè usate il vostro corpo, la vostra intelligenza, la vostra immaginazione attraverso la sinestesia di profumi, di colori, di suoni per guarire dentro. Quindi lui ha preso proprio fisicamente un fiore alla volta e lo ha, come dire, Sperimentato. percepito di pancia, però non l'ha lavorato mentalmente. Esatto, lui l'ha percepito di pancia, poi ha unito la sua esperienza in un ospedale omeopatico in cui ha lavorato con medici omeopati, quindi la dinamizzazione, no? E la solarizzazione del fiore, quindi come l'acqua
interferisce nei messaggi con le cellule e con i recettori delle cellule, e quindi questo passaggio alla medicina vibrazionale gli ha allargato la mente fino a ritrovare questo campo energetico dove siamo tutti immersi, noi, gli animali, tutta la terra e anche le piante, e a unirlo in una informazione vibrazionale continua, no? Dove siamo immersi con tutte le informazioni. Il lavoro è mettere luce su una vibrazione, quello significa essere consapevoli. Qua. Dai, più o meno ora così vi faccio vedere cosa mi è arrivato. Guarda un po' se ti convince. Allora, Bello, sarà un po' più bellissimo. spianato in giù, cioè sarà un po' più appiattito. L'ho disegnato così tutto storto per far capire come lo No, vorrei mettere. bellissimo. Bene. E poi cosa ci metteresti ancora? Perché qualcuno diceva spirale, la spirale che avvolge. Sento che ci sta bene perché a me la spirale dà sensazione di movimento, ma movimento verso l'evoluzione, quindi quasi parlando di andare a demolire un dolore che indurisce, un'esperienza comunque traumatica che ci blocca, quando consumi quella barriera, crei un movimento, un passaggio e quindi c'è il movimento evolutivo, no? Diciamo. E quindi la spirale sì, però dove la metto per non fare troppo caos? Allora, questa parte qua sarà più tondeggiante, perché spigolosa così non mi garba. E la metterei dove la metterei? Potrebbe essere sotto la scritta Gors, una spirale che si allarga come livello, diciamo, sotto la scritta. Magari dorata, rimanendo sul giallo? Potrebbe essere. Allora, prova a disegnarla, vediamo un po' come rende. Non lo so, però, mi convince, perché sotto questa così mi dà l'idea di essere, sai, il disegno dei fornelli a induzione? Adesso me lo Vabbè, calore, fuoco. No, mi è venuta questa immagine qua controproducente, ora non sono più sicuro. Ormai poi se pensi a quello è finita, quindi Vabbè, faccio in modo che non ci assomigli, però la metto qua lo stesso. se la metti attorno alla goccia. La metto solo intorno alla goccia o che scende per tutto, diciamo, cioè, la parte alta della piramide che con le spire la occupa tutta. Ah, pure che occupa tutta, sarebbe bella. Non è che poi diventa troppo, Ma no. pazzone. Perché poi quando la osservi da fuori vedi le spire della spirale che vanno un po' a coprire quello che c'è dentro. È vero, sì, questo sì. Diventa principale la spirale. O se la metto che avvolge parte della goccia e termina nella punta, diciamo, cola della goccia, Perfetto. come qua. Ok, Invece di andare in su. prendo, provo a fartela vedere. Oh, disegnare e tenerlo su è impossibile. Comunque così. In questa parte qua. Sì. Una spirale che va a diventare una punta poi. Finisce nella punta della piramide, perfetto. Allora così sì, dai, Genio, bravo. prova a disegnarla. No, questo è rosso, non era. Così, come se fosse una cometa in caduta libera, sembra. Ora, disegnata che sembra più una lampadina che appendo là su tutto. No, Però no, però è questo rende bellissimo. molto più Sì. impianto. Sì. E
Anche perché dà proprio l'idea da dove viene questa goccia, capito? Da dove viene e dove va. Sì, e sotto, visto che poi ci devo mettere una parte metallica, ci metterei uno strato di metallo, è una lega di ottone, questo colore qua, questo colore dorato che si vede qua sotto. Così Perfetto. richiama il giallo, l'oro, quindi faccio degli scarabocchietti qua, che si capisca cos'è. Un tappeto di questo metallo sotto come ultimo livello e poi sotto alla base metteresti qualcosa proprio dove qua c'è l'infinito, proprio sotto viene qualcosa, Pensando perché abbiamo messo tante cose. infatti, che non diventasse troppo. Forse no, lo sai? Sì, anch'io direi che non c'è E bisogno già di ci sono altro. tante informazioni, no? Sì. Che ci bastano per le prossime 10 videri, diciamo. Se tra 10 videri riesco a sciogliere Gorz per sempre. Vabbè, è un lavoro importante perché comunque quando riesci a vincere quella barriera rimane poi una consapevolezza applicabile per altre esperienze poi. È il lavoro dell'anima, principale dell'anima, no? Perché il dolore è la vibrazione più densa che abbiamo, no? Noi tutti, cioè chi in un modo, chi in un altro, ci siamo tutti incarnati per rendere di vibrazioni più alte le vibrazioni dense della materia. Ma l'unico modo in questo pianeta è attraversarlo il dolore. Se lo blocchiamo, o lo evitiamo, o lo blocchiamo, rimaniamo incastrati in questa energia fangosa, dove non c'è più nessun orizzonte degli eventi, non c'è più nessuna speranza, non c'è più un mare aperto, non c'è più progetto, no? E quindi bucare il dolore per arrivare dall'altra parte, passare in mezzo alla tempesta, avendo però la speranza. Che il problema è quando passiamo nella tempesta e ci rimaniamo e non vediamo più l'orizzonte più sereno, capito? Allora, Luisa dice: sulla punta della piramide Che cosa? Cos'è? hanno Sulla punta della piramide, basta. forse a proposito della spirale, prima? Ah, forse sì, può darsi di sì. Quindi il colore sarà oro giallo, il colore dominante che dà la caratteristica oro giallo, sicuro. Perfetto. Colore fondamentale. E poi con un'incursione di verde a giocare di sponda, a abbracciare, a accompagnare. Sì, sarà molto luminosa, sì, decisamente. Allora, poi, vabbè, questo disegno è giusto uno schema costruttivo per non perdere le informazioni che mi servono per crearla bene. Poi concretamente sarà un pochino magari non così sfavillante, però farò del mio meglio per renderla più luminosa possibile, perché la luce è la parte che è una delle tre parole chiave che avevamo inserite, però è proprio fondamentale per far lavorare bene quel fiore. Esattamente. Già se dice Gorz, giallo, luce, è arrivato un messaggio. Allora, io direi che ho abbastanza elementi per fare un ottimo lavoro. Perfetto. Il nostro tempo insieme è finito perché ora c'è Giorgio e altri, scusate, non ricordo i nomi, ma stanno per fare canalizzazioni angeliche, quindi lasciamo il Perfetto. loro spazio. Grazie infinite a Ringraziamo te, tutti. Stefano, grazie infinite. Grazie a te per essere stata con noi e aver collaborato con la tua esperienza, le tue conoscenze in materia, e rinnovo gli auguri, non l'avevo ancora fatti, auguri a tutti quelli che ci stanno ascoltando per Natale
auguri di buona vita sempre validi. E se avete curiosità o qualche idea per fare una riunione diversa, non esitate a contattarmi con Messenger e ne parliamo insieme. Grazie a tutti, un Grazie, bacione grazie, grazie. grande e a Buon presto. sabato a tutti e tanti auguri. Ciao ciao! Ciao, grazie.